In compagnia del delegato dell'Ordine Costantiniano di Napoli e Campania, stamattina un evento importantissimo. Di cosa si tratta? Ce lo spiega il delegato. Allora, oggi ovviamente per l'Ordine del Sacro Militare e Ordine Costantiniano di San Giorgio è uno dei giorni più importanti dell'anno, perché noi festeggiamo San Giorgio, che è il nostro patrono praticamente. E con questo evento, normalmente quando non c'era la pandemia, veniva il Don Pedro di Borbone, quindi il Gran Maestro dell'Ordine, e c'era l'emissione di nuovi cavalieri. Quest'anno, dovuto appunto a questa pandemia in corso, abbiamo avuto a disposizione che ogni delegazione possa fare la promozione e l'emissione di nuovi cavalieri. Quindi oggi ci saranno i nuovi nominati, quindi i nuovi cavalieri che entreranno nel nostro ordine. Cavaliere Nicola Di Frenna, stamattina una nomina importantissima, un'onorificenza veramente attesa anche da tanto tempo. È stata una sorpresa? Sì, è stata una sorpresa, e sono onorato di avere questo ruolo e questo incarico da parte del Don Pedro di Borbone, capo della Casa Reale Due Sicilie, che io sono molto legato alla casata napoletana. Quindi un riconoscimento importantissimo. Sì, sì, per me sì, mi riempie di gioia questa nomina, inaspettata logicamente. Stamattina una giornata importantissima, un pochino per l'evento in se stesso, ma soprattutto per la location, una chiesa meravigliosa, San Giuseppe dei Nudi, che ha una storia importante. Avvocato De Flavis, qua è di casa, il suo papà c'ha una targa dedicata al piano superiore. Sono il sovrintendente, o meglio il presidente di questa fondazione. Stiamo tentando di restituire la chiesa alla città, con l'aiuto anche dei nostri amici cavalieri costantiniani di San Giorgio, Don Pedro di Borbone, che è venuto qui più di una volta. Insomma, stiamo riaprendo questo pezzetto di Napoli alla città, al fine di donarla e di renderla condivisibile. Una chiesa importante, all'interno ci sta anche il famosissimo bastone di San Giuseppe. Sì, c'è la reliquia di San Giuseppe, meglio nota come la mazzarella di San Giuseppe, che abbiamo esposto e ci auguriamo di poter condividere con la città.